Allora, il mio percorso nel rugby, io ho iniziato da piccolino, siccome mi sono trasferito all'Argentina, nato in Argentina, trasferito qua in Italia all'età di 2 anni, ho cominciato in Italia. Ho cominciato a Cesena, nelle giovanili, e poi ho deciso con la famiglia di tornare in Argentina, quindi ho continuato le giovanili in Argentina nella Tablada, per poi tornare alla Benettona nell'Under 21 e lì cominciare la mia carriera professionale, ecco. Passato per la prima squadra della Benetton Rugby, poi sono andato a giocare in Francia a 22 anni, Clermont-Ferrand, 7 anni lì, e poi alla Rochelle gli ultimi 3 anni. Il mio percorso di rugby è ovviamente iniziato quando io avevo 4 anni. Ho avuto ovviamente mio padre che giocava a rugby, mio zio, mio nonno, i miei fratelli, i miei cugini, la famiglia di rugby. E dai 4 anni fino ai 24 più o meno ho giocato in Argentina nella mia squadra a San Siro. E poi ho avuto la fortuna di arrivare qui a Viadana dove ho giocato un anno e poi sono passato con la Benetton Treviso dove dopo 3 anni ho avuto la chance di giocare ovviamente con la nazionale italiana è stata una grande opportunità e un grande orgoglio, quindi adesso siamo qui al presente, ovviamente continuo a giocare con la Benetton e con la nazionale italiana. Rip his head from his shoulders. Oh, that's good. By Canale, Gonzalo Canale. Il rugby è diventato poi il mio lavoro, tra virgolette, anche se lo chiamiamo lavoro, ma penso che ogni persona che giochi a rugby lo fa come lavoro. Si tiene sempre dentro quella passione, no? Che ti ha spinto ad iniziare il rugby. E questo è quello che ti porta avanti, ti porta a farlo al massimo. Io mi sono trovato, penso come tanti altri miei compagni, in questa situazione, nel senso che uno lo comincia come un gioco e poi, capendo comunque che ha determinate qualità, si trasforma e si è trasformato in un lavoro. Quindi non è mai stato un peso, è sempre stato qualcosa di divertente da fare e quindi con tante soddisfazioni. Tanti sacrifici, ma tante soddisfazioni sicuramente. In questo cammino sì, ci sono stati un po' di sacrifici. Penso che il primo mi fa un po' pensare ai miei, che sono loro che hanno sacrificato un po' al posto mio, perché fino ai 24-25 io studiavo, però facevo solo l'università e giocavo rugby e basta. E penso che siano stati loro dietro ovviamente a tenere questo sogno. Poi ovviamente anche tanto io come la mia moglie abbiamo lasciato l'Argentina ai 25 anni, quindi non è stato facile perché ovviamente lasci i tuoi amici tutta la vita e la famiglia. Dentro questo percorso ovviamente ci sono stati dei momenti molto importanti o chiavi ovviamente per arrivare all'oggi. Sicuramente il primo era quando avevo 5-6 anni, perché me lo ricordo ancora, io facevo calcio pure nella mia scuola e ovviamente mio padre a un certo punto mi ha detto Nacho, o rugby o calcio, non possiamo fare tutte e due perché ovviamente tutte e due si fanno il sabato, quindi è impossibile per noi tempisticamente portarti a una. Là è stata la scelta ovviamente di continuare col rugby. E poi l'ultimo, penso che poi ho avuto l'opportunità ai 24 anni, 25, come ho detto prima, di venire a Viadana grazie a Ulisse Gamboa, che oggi è il direttore generale di Rugby Viadana. E ovviamente anche quello è stato un gran cambio perché sono passato dall'Argentina all'Italia e da lì là tutta la storia. Beh, il momento penso che ha dato una svolta nella mia carriera rugbistica, sicuramente sono stati due momenti molto importanti per me. Il primo è stato quando sono stato chiamato in nazionale. Dico siamo perché siamo stati un gruppo di amici che abbiamo fatto un percorso insieme, quindi quel momento lì è stato veramente uno step successivo che è il sogno di tutti, no? Arrivare in nazionale, poter partecipare ad eventi così importanti mondiali e quello è stato il primo step. Il secondo è quando sono partito dall'Italia per andare a giocare in Francia nei campionati, insomma, dei più importanti al mondo. Ci sono diversi momenti veramente importanti che porto nel cuore. Uno più di tutti, posso dire la Francia, la prima vittoria nelle Sei Nazioni contro la Francia, per diversi motivi, chiaramente perché è sempre stata, diciamo, una nazionale che ci ha sempre bastonato, perché comunque era un periodo dove io ero in Francia, quindi era molto sentita anche per noi francesi, i ragazzi che eravamo in Francia e giocavamo là, che ne eravamo parecchi. Sulla carta eravamo inferiori, questo era chiaro, quindi le partite vinte da noi erano vinte veramente col cuore. Quella partita lì l'abbiamo in più
più eravamo sotto allo score e siamo riusciti a, insomma, a ribaltarle ed è stata emozione alle stelle. Quindi quella sicuramente è per me uno dei momenti più importanti con la nazionale, sicuramente. La partita che ricordo e ricorderò di più sicuramente con la nazionale italiana è stato Italia-Gales, il 6 Nazioni 2022, dove ovviamente abbiamo vinto e abbiamo magari finito 7 anni di sconfitte di fila ai 6 Nazioni, quindi penso sia stato un momento molto importante sia per me che per tutto il movimento italiano. Calma, Garbisi, sì! Il tempo è rosso! L'Italia vince 22-21! La meta trasformata! Non è mai successo nella storia che l'Italia vincesse in Galles! C'era sì un pareggio! È la prima volta! È un trionfo! In questo cammino mi è successo, ovviamente ho avuto qualche infortunio, diciamo. Mi sono rotto la mano, non mi ricordo bene l'anno, penso che era circa 2018. E poi alla fine, grazie a giorni, diciamo una o due settimane, ce l'ho fatta ad arrivare a fare un 7 a luglio, se non sbaglio, che era quello che dovevo fare. E ovviamente una volta che sono andato a giocare il 7, il primo giorno mi sono rotto l'altra mano e ovviamente sono stati altri 3 mesi, mi sa, fuori. E penso che quello sia stato un momento duro, però il tempo è andato, cioè non puoi tornare indietro, quindi puoi solo guardare in avanti e penso che questo sia stato una delle grandi sfide e ovviamente ho avuto anche l'appoggio della mia famiglia per superarlo. I momenti più difficili della mia carriera sicuramente con la nazionale le prestazioni individuali che uno ricordo all'epoca quando c'era Nick Mallet, che era uno che non aveva peli sulla lingua, quindi quando si sbagliava ti bastonava forte. Questi sono i momenti più duri a livello di gioco, poi chiaramente quello che mi ha fatto più male è stato il mio fine carriera, quindi con l'infortunio contro l'Argentina a Roma, dove niente, ci lasciai un ginocchio, un piatto tibiale e da lì quella è stata la mia fine, la mia carriera a livello sportivo. I valori che il rugby mi sta lasciando penso che siano due. Uno, il lavoro in squadra o il lavoro ovviamente con altre persone, perché fin da quando avevo 4 anni, come ho detto, ho sempre lavorato in squadra, se non lavori uno per l'altro è difficile andare avanti, quindi quello è il primo. Il secondo è il rispetto per gli altri, per i miei compagni, per gli avversari e sicuramente nella vita generale serve per tutti quanti il rispetto per la mia famiglia, per amici, per le persone che non conosco. E penso che in primis anche metterei i rapporti che si creano lavorando in gruppo e vivendo dei momenti così importanti a livello di emozione anche, si creano delle dinamiche che sono fantastiche e che sono molto difficili da rompere, quindi amicizie, rapporti, vivere momenti difficili, buoni e cattivi, nel sostegno nel gruppo è quello che mi porto dietro, insomma, questa è stata una scuola, come sempre si dice, una scuola di vita, però veramente ti insegna, almeno a me il rugby ha insegnato a condividere, a dare per avere.